Oh, accidenti, ti ho bagnato, mi dispiace tanto. Va tutto bene. Vieni con me, ti presto dei miei vestiti asciutti. Come fa il signor Wheeler a indossare tutti i giorni abiti che danno il prurito? Via dalla strada! Attenzione! State tutti bene? Sì, ci è mancato poco. È sbucato all'improvviso. Fortunatamente c'era lei. Oh no, non ho fatto niente. Va tutto bene, piccolo. È finita. Sta tranquillo. Brunner, potresti farmi un favore? Arrivo! Dovresti portare questa busta al signor Wheeler. Ah, sì, certo! Ha fatto un gesto molto coraggioso. Quale gesto coraggioso? Non lo sa. Ne parlano tutti. È sul giornale. In prima pagina. Non è una bellissima storia? Molti in città dicono che quest'anno il signor Wheeler vincerà il riconoscimento cittadino per il suo coraggio. Se gli riportassi ora i vestiti, metterei il signor Wheeler in una posizione scomoda. Brunner, gli porterò io la busta più tardi. Credo che adesso sarebbe più opportuno portargli un regalo. È un'ottima idea. Se lo merita davvero. Che disastro. Come faccio a sistemare le cose? Che disastro? Come è potuto succedere? Wheeler, eccoti qui. Che cosa ti porta qui, amico mio? Ho sentito dire che riceverai tu il riconoscimento cittadino di quest'anno. Che cosa? L'hai sentito dire? Credi che anche il signor costruttore l'abbia sentito dire? Ma certo, tutta la città non fa altro che parlare del tuo gesto eroico. Veramente? Non è giusto. Il riconoscimento appartiene a me. Sono stato io a salvare quel bambino. La situazione sta degenerando. Non è giusto. È il momento di confessare e rimettere le cose a posto. Signor Baffo, occupati del negozio in mia assenza. Andiamo, che cosa c'è che non va? Un falso contatto? Signor costruttore! Oh, signor Wheeler! Che piacere vederti! Sei il benvenuto! Oh, no! Attenzione! Signor Wheeler, stai bene? Ho una gamba incastrata, non riesco a liberarla. Va bene, non muoverti, chiamo la squadra di soccorso. Per favore, fate in fretta. È sotto quel cumulo di assi di legno. Ora mettiti in salvo e lascia fare a noi. Grazie, Polly. Sbrighiamoci. Siamo qui. Ho una gamba bloccata sotto le assi. Non muoverti, le cose potrebbero peggiorare. Amber, puoi assicurarti che stia bene? Ma certo. Le assi di legno sono cadute disordinatamente. Facciamo attenzione o gli faremo male. Va bene, cerchiamo di tirarle su una alla volta. Ellie sta pronto a sollevarlo. Amber, tu controlla che vada tutto bene. Ricevuto! Al mio tre! Uno, due, tre! Ellie, ora! D'accordo, ci penso io! Ellie, fermo! Credo che la gamba sia incastrata sotto un asse! Guarda! Sollevate di più le assi, così possiamo liberarlo. Ricevuto. Roy, riproviamoci lentamente. Uno, due, tre! Ecco fatto! È libero!
Grazie al cielo. Questo è il posto perfetto per te per sfogarti. Bene, dimmi perché sei così preoccupato. Potrà sembrarti strano, ma... Perché vorresti avere le ruote se hai la possibilità di volare? Smettila, Kemp! Io sto dicendo sul serio! Cerco di sollevarti il morale. Ora dammi un secondo mentre rifletto. Ecco qui. Credo che questo sia quello che vuoi. Esatto! Questo è proprio quello che speravo! Immaginavo. Forza, tienilo. Davvero? Vuoi dire che sono mie? Beh, non sono gratis, ma voglio fare un accordo. Ti darò le ruote per la tua elica. Vuoi la mia elica? Questo è il fatto. Ho viaggiato in tutto il mondo, ma c'è un posto in cui non sono stato. Il cielo. Oh. Esatto. È nella mia lista dei desideri. E quale modo migliore di volare in cielo se non con la tua elica? Allora ci stai? Certo! Facciamo lo scambio! Ellie! Sono io! Vi piacciono! Ma dove le hai prese? Che cosa è successo alla tua elica? Non posso dirlo! È un segreto! Che cosa significa un segreto? Non provare a scappare via, Ellie! Ragazzi! Avere le ruote è ancora meglio di quanto credessi! Yuhuu! Credo di essermi rotto l'ala di coda. Guardatemi! Non riesco a crederci! Sto davvero volando! Guardatemi, ragazzi! Ragazzi, forse ho le allucinazioni! No, sta volando davvero! Come? Signorina Belle, potrei sbagliarmi, ma Kemp sta volando! Che cosa? Ciao, Lifty! Ciao, signorina Belle! Non è una giornata fantastica? Non so proprio che cosa stia succedendo oggi. Ehi, Kemp! Scendi da lì! Sembra essere molto pericoloso! Sì, prima di farti male! Va tutto bene! Non preoccupatevi per me! Credete che possa andare più in alto? Oh no! Aiutatemi! Kemp! Aiutami a scendere! Attento, cerca di non muoverti o potresti cadere! La squadra arriverà tra pochi minuti! Oh, sono arrivati! Signorina Belle! È bloccato sul tetto! Aiutatemi! Per favore, prima che cada! Amber, puoi mettere il materassino? Roy, ci serve la tua gru! D'accordo! Per favore, tiratemi giù! Kemp, resta fermo! Polly, fai in fretta! Non resisterà molto a lungo! Ci sono quasi! Polly, cos'è successo? Ragazzi, non riesco a raggiungerlo da qui! Il tetto non reggerà e temo che cadremo tutti e due! Ragazzi! Ellie, vieni! Devi collegare subito Kemp alla gru! D'accordo! Sei legato, Kemp! Roy, fallo scendere! Sta scendendo!
Ok, Kemp, sei a terra. Sono finalmente a terra. Che cosa? Bruni deve restare con noi ancora qualche ora. Brunner deve rimanere al lavoro ancora per un po'. Bruni, puoi aspettarlo qui con loro, ok? Va bene, adoro giocare qui. Bruni, immagino che tu ti stia divertendo. E anche voi vi state divertendo? Sì! Gli abbiamo lasciato fare tutto quello che voleva un milione di volte. Siete dei bravi ragazzi. Siete stati molto generosi con il vostro nuovo amico. Sì. Ah? Sembra che abbiate un nuovo giocattolo. Intendi il trampolino? Il nonno me l'ha dato in regalo un paio di giorni fa. Ma lei non permette a nessuno di giocare con il suo trampolino. È perché il mio nonno mi ha fatto promettere che ci avrei giocato solo quando è presente un adulto. È saggio. Dovete fare attenzione quando saltate sul trampolino. Esatto. Adesso noi dobbiamo andarcene. Per favore, andate d'accordo, va bene? Ok, lo faremo. Ciao. A dopo, allora. Voglio giocare con quel... Non puoi! Bruni, non hai sentito quello che abbiamo appena detto? Non ci possiamo giocare! E allora io lo uso lo stesso! Abbiamo detto che non puoi! Toglietevi di mezzo! Allora Bruni e i tre piccoli moschettieri vanno d'accordo? Sì, credo siano già diventati buoni amici. E sembra che Bruni si stia divertendo molto. Amber ha avuto l'idea giusta a pensare che Bruni avesse più bisogno di amici che di giochi. Sono contenta che Bruni si sia fatto dei buoni amici. Scendi, Bruni! Scordatevelo! È stupendo! Sei un combina guai! D'accordo, da adesso in poi lo ignoriamo. Puoi dirlo! Ragazzi, per favore, non fate così! Ragazzi, guardatemi! Sono davvero bravo! Da qui vedo anche Collina Ventosa! Che bello! Non osate guardarlo! Fate come se non esistesse! E se cadesse o se si facesse male? Faccio dei salti altissimi! Dai, guardatemi! Facendo uno scherzo, che nessuno si giri. Ma, ehi, ragazzi, vi state divertendo? Brunner! È qui, Bruni? Che cosa è successo? Bruni! Bruni! Brunner, salvami! Ellie, va da lui! Corro! Wow! Ora calmati, ti tireremo fuori da qui! Ellie! Brunner, ce ne occupiamo noi! Porta i bambini a una distanza di sicurezza! D'accordo! Andiamo, bambini! Polly, per via del trampolino non c'è spazio per il materassino di salvataggio! Il trampolino intralcia anche me! Non ho abbastanza spazio per raggiungere l'albero con la scala! Ok, vieni, Amber. Aiutami a spostarlo da qui. Roy, tu sali a prendere Bruni. Agli ordini! Ho fatto, Polly! Bel lavoro! Ho paura! Cerca di calmarti, Bruni, così peggiori le cose! Sbrigatevi, ragazzi! Abbiamo quasi fatto! D'accordo, allungare! Ellie, resisti ancora! Ok! Ho paura! Andrà tutto bene, fidati di noi! Vai, Ellie! Fatto, fallo scendere, Roy! Va bene!
sei coraggioso, Bruni! Oh, sono salva! Sono molto preoccupato. Preoccupato per cosa? Dobbiamo solo dire a Spooky che non vogliamo più andare a giocare a casa sua. Eh? Oh, che cos'è? Ha collezionato un miliardo di gomme? Andiamocene via. E anche per sogno, dopo tutta la strada che abbiamo fatto. Dobbiamo chiamare Spooky e se non è qui ce ne andremo. Ok, va bene. Spooky? Sei a casa, Spooky? Non è a casa. Posti, mi hai chiamato tu? Spooky, eravamo solo di passaggio. Parleremo un'altra volta. Non vi sento. Forza, venite qui e ditemi tutto. Non saremo mai dovuti venire. Cosa stai facendo, Spooky? Voglio una gomma rossa, quindi la sto prendendo. Spooky, fermati! Tutta la pila rischia di crollare! Tranquilli. Eccola! Sei incorreggibile! Spooky? Spooky? Cap? Dove siete finiti? Posti! Siamo bloccati sotto una montagna di pneumatici! Devo fare qualcosa? Il telefono di emergenza! Squadra di soccorso, sono Jean. Jean, devi aiutarci! Emergenza! Emergenza! Cap e Spooky sono bloccati sotto un mucchio di pneumatici! Squadra di soccorso, pronti all'azione! Ricevuto! Sono davvero tanti pneumatici. Sarà molto difficile trovare una via d'entrata. Saranno nei guai se non li tiriamo fuori subito. Ellie, perché non vai avanti tu? Noi ci faremo strada nel labirinto. Vi conduco io, ragazzi. Sono già stato qui e credo di ricordare il percorso. Bene, sbrighiamoci. Che cosa devo fare? Posti! Ellie, da quella parte, sotto la gomma rossa. Tranquillo, Posti. Ci pensiamo noi. Tu va a metterti al sicuro adesso. Ok. Veloci! Pesano troppo! Roy, e adesso dove andiamo? Siamo completamente circondati. È difficile orientarsi qui. Ragazzi, guardate! Quella gomma era in quello stesso posto prima. Credo che non abbiamo fatto altro che girare in tondo. Dobbiamo trovare un modo di uscire da qui, ragazzi. Riproviamo questa strada un'altra volta. Non ce la farò mai a salvarli da solo. Fermi, sono sicuro che io e Spooky siamo passati di qui prima. Questo è un bivio, sai da che parte dobbiamo andare? Beh, non è facile. Sono piuttosto sicuro che siamo vicino alla casa di Spooky. Pensa, Roy, calmati e vedrai che ricorderai la strada. Polly, sbrigati, la situazione è più grave del previsto. Scusa, Ellie, ci serve ancora qualche secondo. Roy ce la sta mettendo tutta per ricordare la strada. Ti avevo detto di starmi vicino. Sbrigati. Ci sono. Bene, seguitemi, ragazzi. Veloci! Non ce la faccio più. Ha più gomme esposto e più ne vengono fuori. Veloci, ragazzi. Ehi! Ragazzi, da questa parte. Sbrighiamoci, coraggio. Ah!
Spooky! State bene! Credo di essere ancora vivo! Che cos'è questo rumore? Oh, ma che cos'è? Eh? Accidenti! È un mostro! Ah, salvatevi! C'è un mostro che vive vicino alla diga? Sì, esatto! Indossa un mantello terrificante in testa! È tutto pieno di rattoppi! E ha delle mani enormi! Non so spiegarvi quanto fosse strano! Pensi di aver visto lo sfortunato vagabondo? Sfortunato vagabondo? Si racconta che esistesse un essere simile al villaggio Toto! Lo hanno chiamato così perché chiunque lo incontrava era perseguitato dalla sfortuna, come se un mago gli avesse lanciato un maleficio! Quindi lo sfortunato vagabondo ha lanciato un maleficio su di me! Perché devo avere questo aspetto? La chiusa ha una perdita! Che cosa faccio? Se la diga cede, la città finirà sott'acqua! È troppo forte per me! Non ce la posso fare! Qualcuno mi aiuti! E se non volesse parlare dopo tutta la strada che abbiamo fatto? Proviamo a chiamarlo per nome. Tracky! Non c'è alcuna risposta! Forse sta cercando di evitarci! Può darsi! C'è qualcuno! Per favore, da dove viene aiutatemi. Questa voce? Tracky è laggiù, vicino alla diga! Caspita! Sta cercando di contenere l'inondazione con il corpo! Ellie, vola da lui e dagli una mano! Ricevuto! Raggiungiamoli! E tu chi sei? Sono della squadra di soccorso. Stanno arrivando i rinforzi, resisti. E va bene. Amber, quando arriveremo dovrai stabilizzare la diga. Roy, quando Tracky si sposterà, chiudi il buco con un masso. Ricevuto. Tracky, resisti. Siamo pronti, Polly. Sono pronto anch'io. Tracky, adesso con attenzione, spostati! Roy, sbrigati! Ci sono quasi! Tracky, hai salvato la nostra città! Grazie di cuore, Tracky! Non mi dovete ringraziare, l'ho fatto per salvare il mio terreno. Dunque, me ne vado. Aspetta, Tracky, siamo venuti fin qui da te perché vogliamo diventare i tuoi amici. Amici? Sì, se trovassi il modo di confidarti con noi, potremmo diventare tutti i tuoi amici. No, non fa niente, sono sicuro che non piacerei a nessuno in ogni caso. Non se avessero la possibilità di conoscerti, io già ti considero un mio amico. Anche io. Devi solo lasciare che tutti vedano la persona che sei davvero. Sì, Tracky, io so che puoi farlo e noi ti aiuteremo. Ma voi non... Io... Tracky! Ti prego, esci! Diventiamo amici, Tracky! Neanche oggi vuole uscire. Speravo tanto di conoscerlo. Tracky! Se ancora non te la senti di uscire, possiamo tornare dopo. Aspettate, uscirò fra un attimo. Ah!
Beh, ciao, io mi chiamo Traki. Piacere di conoscervi. Il piacere è nostro, Traki. È un vero piacere conoscerti, Traki. Saremmo dovuti tornare a casa quando ce l'ha detto Polly. Non abbiamo trovato nessun forziere o tesoro. Sì, ma non siamo ancora andati del tutto a ovest. Non possiamo ascoltare Polly e rinunciare al tesoro. Non sarebbe terribile se ci fosse davvero. Ma hai ragione. Guarda là, Spooky! E quello cosa ci fa lì? Sarà questo? C'è qualcosa lassù! Un alveare! Quanto ci dovremo spingere ancora, Ovest? Sono stanco! Fatti forza, ci siamo quasi! Visto? Lì in fondo c'è il punto più a ovest. Cosa? Vuoi attraversare quel ponte? Non lo posso fare! Non puoi arrenderti proprio ora. Se siamo riusciti ad arrivare illesi fin qui, significa che la fortuna è dalla nostra parte. Dai, forza, devi fidarti di me. Vieni. Non sono affatto convinto. Lifty, aspettami! È traballante! Calmati! Così lo farai dondolare ancora di più! Non sono io che tremo, è il ponte che fa tutto da solo! Ci siamo quasi! Sbrigati! Voglio tornare indietro! Spooky! Spooky! Lifty, sono qui! Spooky! Mi è sembrato venisse da queste parti! Oh no! Sono Spooky e Lifty! Emergenza! Emergenza! Ellie mi ha appena avvertita che Spooky e Lifty hanno avuto un incidente sul ponte traballante! Squadra di soccorso, è ora di entrare in azione! Ricevuto! Tieniti forte, non mollare! Ellie, il gancio si sta per staccare! Spooky, non mollare! La squadra di soccorso è in arrivo! Lifty, riesci a resistere? Sì, sto bene! Ragazzi! Polly, sbrigati, Spooky sta per cadere nel vuoto! Resisti! Andrà tutto bene, vengo ad aiutarti! Amber, il materassino, mettilo sotto al ponte! Roy, prepara tutta l'attrezzatura! Agli ordini! Polly, sei pronto? Sì. Non preoccuparti, Spooky. Presto sarai al sicuro. Lifty, resisti ancora un po'. Adesso aiutiamo anche te. Sì, io sto bene. Ma fate in fretta, salvate Spooky. Ho fatto, Ellie. Spooky è tutto tuo. D'accordo. Polly. Polly, aiutami! Sto per cadere! Sicuro di non averlo visto da nessuna parte? No, mi dispiace!
Buona fortuna con le ricerche! Oh, dove sarà finito? Era con me un minuto fa! Oh, scommetto che sarà tornato a casa mia! Bruni! 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 Ma dove ti sarai nascosto, Bruni? Max! Ciao, Brunner! Come mai sei tornato così presto? Mi chiedevo che cosa stavate facendo e ho pensato di passare. Dov'è, Bruni? State giocando a nascondino, per caso? Conosco tutti i suoi nascondigli, ci giocavamo sempre. Bruni, non devi più nasconderti! Non stiamo giocando a nascondino! E allora dove è andato? Jean! Che ne dici se lo invito domani? Quante volte ti devo dire che sono molto occupata, Ellie? Jean, sii più comprensiva con Ellie. Perché ogni volta che viene Bruni torniamo sullo stesso discorso? Oh, Brunner! Jean, ci serve aiuto! Brunner, che succede? Siamo a Ponte Ammaraggio. Max e Bruni stavano venendo alla stazione di controllo, ma Bruni è scomparso e non riusciamo a trovarlo. No? Cosa? Non ti preoccupare, Brunner. La squadra di soccorso è in arrivo. Oh, non sono affatto tranquilla. E se gli fosse capitato qualcosa? Lo vedi? Se lo avessi fatto venire qui, non sarebbe mai successo. Adesso manteniamo la calma. Roy, Amber, andiamo a controllare subito il ponte. D'accordo. Ellie, tu trova delle foto di Bruni e fa dei cartelloni da appendere in tutta la città. Intanto Jean resterà di guardia qui. Ricevuto! Non sarebbe mai successo se fossi rimasto con lui. Bruni! Scusa, Bruna! Sono arrivati! È passata più o meno un'ora da quando vi siete separati. Dato che è passato più tempo di quanto pensassimo, è il caso di allargare le ricerche. Sì, Roy, tu cerca lungo il fiume. Io penso alle strade. Amber, tu occupati della città. Ci penso io. Voi due invece aspettate qui Bruni, tante volte tornasse indietro. Va bene, okay, d'accordo. Va bene. Coraggio, andiamo. D'accordo. Bruni! 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 Ciao, ragazzi. Hai scoperto qualcosa? Nessuno sembra sapere nulla. Neanche Ellie e Jean hanno notizie. E poi si sta facendo buio ormai. Quello è Bruni? Quindi Bruni è scomparso. Ehi, Titan! Ciao, ragazzi. Per fortuna vi ho incontrati. Per caso è il cuginetto di Bruni? Sì, hai qualche informazione. Ecco, poco tempo fa ho visto qualcuno che sembrava Bruni dirigersi nella foresta del gufo. Era molto lontano e credevo fosse lui. Ma ora che ci penso, poteva essere Bruni. Titan deve aver visto Bruni entrare nella foresta. Sì, lo penso anch'io. Sarà confuso e spaventato, quel poverino. Ellie! Sì, Polly! Crediamo che Bruni si trovi nella foresta del gufo. Inizia immediatamente le ricerche, noi arriviamo subito. Ricevuto! Brunner! Brunner! Oh, quanto vorrei essere con la squadra di soccorso in questo momento! Ho tanta paura! Brunner! Brunner! Bruni! Bruni! Riesci a sentirmi? Oh, che cos'è quello? Bruni! 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 Ho trovato delle tracce e credo sia vicino. Ti invio la posizione così potete raggiungermi. D'accordo, ragazzi, andiamo, forza! Ricevuto! Bruni! Bruni, dove sei? Bruni! Chi è? Bruni! Ellie! Oh, finalmente! Va tutto bene! Puoi uscire ora! Ellie! Siamo qui, da questa parte! Bruni è salvo, ragazzi! Per fortuna stai bene, Bruni! Voglio solo andare a casa ora! Oh.
quanti francobolli che hai! Sono favolosi posti! Beh, grazie! Li raccolgo sempre quando ho tempo! Li colleziono anch'io! Magari un giorno potresti venire a vederli! Davvero? Posso passare domani? Porterò con me la mia collezione, così potremo confrontarle! D'accordo! Bene, adesso è meglio che vada. Devo preparare il porto per Titan. Titan? Perché? Sai, oggi si fanno le pulizie di primavera e si getta la spazzatura. Ma Cleany non ce la fa da solo, così Titan e la squadra di soccorso gli danno una mano. Sul serio? Anch'io avrei un sacco di cose da buttare. Aspetta, sembra che ci sia un problema con la posta. Un secondo! No, no, fai pure, io me ne vado. Ma dove metto i francobolli? Appoggiali dove vuoi. Eh? Ok, allora li lascio nel cassetto della scrivania. Ci vediamo domani! Certo! A presto! Ciao! Quello va bene, anche questo. Posti, sono Cleany, eccomi! Entra pure, Cleany! Aspetta, non ho ancora finito di lavorare. Non fa niente, dimmi solo quali sono le cose che vuoi gettare. Oh, sono tutte in quell'angolo laggiù, vedi? Sicuro che vuoi sbarazzarti di tutto quanto? Certo! Lascia solo gli attrezzi delle pulizie. Il resto non lo uso. Oh, d'accordo. Ah! Evviva! È un nuovo giorno! Ah, ah sì! Dovevo portare a Lifty la mia collezione. Collezione, dove sei finita? Allora li lascio nel cassetto della scrivania. Nel cassetto? Ma ieri la scrivania era... Ah, che cosa ho fatto? I miei francobolli! Ok, quindi devo solo portare questo mucchio alla discarica? D'accordo, ci vado subito. Grazie, Titan! Ciao! Cleany! Svelta, dimmi subito dov'è? Dov'è la spazzatura? Beh, ormai l'ha presa Titan. È diretto alla discarica. Cosa? Devo fermarlo! Titan! Posti! Qual è il problema? Titan! Fermati, torna qui! Come faccio adesso? Devo raggiungerlo subito! Titan, no! Non andare! Titan! Posti! Oh, e adesso? La situazione sembra grave! Titan, siamo qui. Posti? Posti, è stato scaraventato lassù. Cleany, mettiti al riparo in un luogo sicuro. Qui ci pensiamo noi. Ok. Roy, Ellie, tirate giù Posti. Amber e io rimettiamo Titan in piedi. D'accordo. Posti, ti tireremo fuori. Io lo solleverò da questo lato e tu da quello, d'accordo? Ricevuto. Resisti, Titan! Ok! Uno, due, tre! Sono salvo! Pronto, Roy! In azione!